Concilio? Concilia? 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 Concilio? Fino dai suoi primordi Roma ebbe a che fare con delle coppie. Da Romolo e Remo, i fondatori, ai primi due numi tutelari della città, Castore e Polluce, ai quali i romani eressero queste due stupende statue in Campidoglio. Solenne come un gruppo scultoreo, ecco una coppia più recente, Franco e Ciccio, due vigili urbani motociclisti, dei quali vi racconteremo la storia. Una storia fatta di ombre e di luce come tutte le storie, ma incominciamo dalle luci. Buongiorno. Buongiorno. Concilia? Ma cosa devo conciliare? Uso degli abbaglianti nell'abitato. Concilio, facciamo il verbale. Ma come, per gli abbaglianti? Articolo 110 del codice della strada. È severamente proibito usare gli abbaglianti in città. Lo so, ma di notte è vietato, adesso è giorno. Il codice non spiega se è di notte o è di giorno. Facciamo un simpatico verbale? Ma è chiaro, Do, se uno va in giro di giorno con gli abbaglianti mi pare che sia una distrazione, Do. Siamo d'accordo, ma se noi ve lasciassimo circolare tutti con gli abbaglianti per distrazione, qui faremmo l'illuminazione della festa di Santa Rosalia e magari quella di Piedigrotta. Piedigrotta? Ma le sembra giusto a lei? E perché lo chiedo a lui? L'ha vista dalla faccia, che tenerello. Io non sono tenerello. Tenerissimo sei. Se in questo momento il signore ti fa vedere la fotografia della sua famiglia, tu ti commuovi e lo lasci andare via. E io invece a lei la denuncio! Ma che ho fatto io? Perché ha cercato di fare festa un vigile nell'esercizio delle sue funzioni, Ciccio. Guarda nel codice e dimmi quanto fa. Guardi, le conviene pagare, sennò questo la porterà in corte d'assise. E cerchiamo di non perdere tempo, perché non c'è solamente lei da multare, sa? Accidenti, mancano 5 minuti alle 9, io devo andare all'appuntamento. Multalo tu e poi mi raggiungi. Buongiorno, signore. Buongiorno. Mi favorisca la patente. Te e i tuoi defunti. Si accomodi. La ringrazio. Non ringrazi me. Ringrazi quello che tutte le mattine alle 9 ha un appuntamento. Buongiorno. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Le 9, operazione contravenzione. Questo lo chiama applicare il codice tu, eh? Io lo chiamerei sfottere. Perché sei tenerello. Io non sono tenerello, io sono un vero vigile e non un cacciatore di multe. Sei il bounty killer della polizia comunale. Parole grosse, eh? Anche oggi la musica. Senti, a casa che ti fanno... Se credono che andiamo a rubare i soldi, manco te muoviti, eccolo là. Un'altra volta. Anche a lei la multa, eh? Ma anche a lei. Oddio, la signora, mi dispiace.
Non si può mica andare avanti. Lo dico io. Non parliamo tutti insieme. Signor vigile, lei ci ha fatto la multa, ma il divieto era dopo le 9. E io dopo le 9 ho fatto le contravvenzioni. Ma io sono scesa alle 9:03 e la multa già c'era. Signora, se lei scendeva alle 9:03, la multa non c'era. Ma allora bisogna stare con l'orologio alla mano. Ma perché io non ci sto? Io vado col cronometro. E andateci pure voi. Ma guarda te, per 2 minuti. Ma lei è esagerato, io scriverò a Paese Sera. Ed io telefonerò a un onorevole. Va bene, se volete protestare, protestate con lui. È lui. Sì, con lui. Ma un momento, ma... E tu non ti lasciare infinocchiare, Ciccio. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Non dobbiamo guardare in faccia a nessuno. Io degli onorevoli non ho paura. Va bene, signore, per cortesia. Adesso andate via, grazie. Che ce le mettiamo le macchine. 4 giorni, 4 contravvenzioni. Concilio, le faccio il verbale. Faccia il verbale, non ho tempo da perdere io. Mi dia la patente. Ma sto andando via, non vede? Se vuole farmi un'altra contravvenzione, torni domani mattina. Non faccia lo spiritoso, lei lo sa perché le faccio la contravvenzione. E perché? Articolo 113 del codice della strada, è severamente proibito nei centri abitati la segnalazione acustica. Beh... Lei ha suonato, Concilia? Ma io non ho suonato. Ho toccato inavvertitamente col gomito il clacson. Ma se noi vi lasciassimo a tutti quanti toccare col gomito il clacson, qui avremmo la sinfonia, il concerto, la marcia trionfale della Ena. Ma sia ragionevole. Ma perché? Secondo lei io non ragiono. Secondo lei io sono un deficiente. Oltraggio, che viene severamente punito dal codice penale. Ma guardi, le conviene pagare diretta a me. Va bene, mi faccio quest'altra contravvenzione. Oltraggio a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Ma che oltraggio è oltraggio? Io mi sono soffiato il naso. Questo lo dice lei. Ma lei non ha visto? Beh, veramente non me ne sono accorto, ero girato. Ma se ho ancora il fazzoletto in mano? Ma perché uno che c'ha il fazzoletto in mano non può fare un pirito a un pubblico ufficiale? Ma io mi sono soffiato il naso. Piritofo. Soffiata di naso. Pirito. Ma scusi, sa, se lei era voltato, perché lo ha ammesso che era voltato, come ha fatto a vedere? Sentì chiarissimamente il rumore, inconfondibile, signor pretore. Cuffo! Scusate, sono stato io, mi sono soffiato il naso. Ecco, signor pretore, spero che il signor vigile consentirà che ci si possa sbagliare. Francuzzo mio non si sbaglia mai! Silenzio! È la mia fidanzata, signor pretore. La faccia star zitta. Il signor pretore, ti prega di stare zitta. Ma che prego, che prego! Prego. Su, avanti, avvocato. Vogliamo concludere? Io ho già concluso, signor pretore. Il vigile riconosce di non avere visto. E i rumori? È facile scambiarne uno per un altro. Avvocato, lei? Io chiedo un'esemplare condanna dell'imputato. Bravo! Silenzio! Dica, avvocato. Signor pretore, d'accordo con la difesa che si può anche sbagliare sentendo un rumore. Ma le dico di più. Ci crederei anch'io che l'imputato si era soffiato il naso. Se qui, nel caso specifico, non fossero di fronte un utente della strada e un vigile. Insomma, avvocato, secondo lei fu un rumore osceno. Ma quale rumore osceno, signor pretore? Peredofo! Senza il minimo dubbio. Sì, perché tutti conosciamo la strafottenza di certi automobilisti verso i vigili urbani. L'imputato era già stato multato 2 volte di seguito. Ma, signor pretore, non interrompa lei. Nel giro di pochi minuti. E questo ci dimostra che è un indisciplinato. Forse un pirata della strada. Ma soprattutto, signor pretore, io le chiedo di essere molto severo. Perché è ora di finirla con il vilipendio di questi bravi vigili, che meritano tutta la nostra considerazione e tutto il nostro rispetto. Perché se non ci fossero loro, nessuno circolerebbe più in automobile a Roma. Ci sarebbe il caos, la paralisi, senza questi angeli custodi del traffico, ai quali io mi onoro di levarmi il cappello come cittadino e come automobilista. Bravo, Silenzio! E tu per venirmi a trovare in tribunale ti sei combinata così. Ti sei vestita tutta nuda. Guardala, Ciccio. Ui, e che guardi? Leva gli occhi. Lo cascio. Io ci chiesi una veste alla mia signora e questa mi regalò. È la minigonna, è di moda. Ma tu la minigonna non la devi indossare. E lasciala indossare alle femminazze del continente. Oh. Ma dove va? Mi dia la patente. Dici a me?
È lei che ha suonato o mi sbaglio? Sì, si sbaglia. Ho dimenticato di togliere l'antifurto, ecco. Articolo 113. Oh, ma che articolo 113? Una banale dimenticanza. Sì, ma se noi per dimenticanza lasciassimo suonare tutti quanti, qui in 5 minuti faremmo la Lucia della Memor. Ma non dica sciocchezze, andiamo. Ma perché secondo lei io dico sciocchezze? Ma lei lo sa che non può offendere il vigile nell'esercizio delle sue funzioni. Io non volevo offenderla. E poi mi meraviglio di lei, che è un magistrato. Ma veramente io non sono un magistrato. Per l'esattezza sono un semplice avvocato. Come? Lei non è un pubblico ministero? No. Ma allora è abusivo. Io abusivo? Dai, piantala. In pretura l'ufficio del pubblico ministero lo esercita un avvocato qualsiasi dietro invito del pretore. Ho capito. Lei poco fa in pretura ha difeso i vigili e ha detto delle cose meravigliose. Però quando ritorna ad essere un cittadino comune è indisciplinato, ecco. Ma non le sembra di esagerare? No, lei è un pirata della strada. Io? Ma come si permette? Io mi permetto. E ora tagliamo corto. Concilia? Ma che devo conciliare? E io le faccio il verbale. Ah sì, sì, faccia pure il verbale. Anzi, glielo faccio io il verbale. Sentiste? No, Franco, stavolta ho visto bene. Soffiata di naso è stata. No, che naso è naso? Gli ho fatto un pirito, come lo chiama lui. Anzi, per l'esattezza, un pernacchio. E se non ci crede, glielo rifaccio. L'ha rifatto. E lui l'ha denunciato, capisci? Ha denunciato l'avvocato. Gli ha fatto la multa e lo farà pure condannare. Sì, perché lui non guarda in faccia nessuno. E c'ha ragione. Ma che soltanto i poveracci dovete fare contravenzione? Tu stai zitto, che sei cretino. No, io so giusto. Io, benché ragazzo, sono cittadino probo. Rispondi al telefono, cittadino probo. Perché io? Perché sono 9:00. Non lo sai chi è a quest'ora? È quello spiritoso. Pronto? Eri tua. Lo sapevo. Sì, però chissà che gli avete fatto a quel poveraccio. Senti il deficiente, io. Lo cascio. Sì, proprio lo cascio. Io so soltanto che un giorno o l'altro ci appiederanno per colpa sua. Perché Roma è piena di pezzi grossi. Tu insegui una macchina, non sai mai chi ci può essere dentro. E tu non la inseguire? Io? Ma sei lui che parte sempre come un cane da caccia. Che succede? Mi scusi, lei è la figlia di Fanfani? Io no. La figlia di Moro? Parente no. Di Andreotti? Ciccia, ma non l'hai riconosciuta. È Isabella Biagini. E chi è? Lei non si preoccupi. No, io mi preoccupo, signorina. Chi ma è? No, lei non si preoccupi. È la trasmissione televisiva con Saponetta. Simonetti, scusi. Mi scusi, signorina, se non l'ho riconosciuta, ma io sono poco fisionomista. Io invece l'ho riconosciuta subito, malgrado le penne, non appena passato il semaforo. Oddio, non sarò mica passata con il rosso, vero? No, per carità, io l'ho seguita per motivi personali. Anzi, se me lo consente, vorrei un dattilografo. Vuole dire un autografo? Ah, già, un autografo. Sì, senz'altro. Anzi, le voglio dare una mia foto con dedica. Ecco, senta un po' se le piace. Al più simpatico e al più caro dei miei ammiratori. Anzi, e mi dica, come faceva a sapere di incontrarmi? Beh, sa, io sono un po' indovina. Ne vuole una anche lei? Sì, grazie. La darò a mio figlio che è un suo ammiratore. Anch'io, naturalmente. Ma se lei non mi aveva neanche riconosciuto. Ma come, al più simpatico e al più caro dei miei ammiratori? Come me! Ma come lui che non l'ha neanche ammirata! Ma sì, che l'ammiro moltissimo! Vi dirò, voi siete entrambi vigili urbani ed io ho una grandissima simpatia per i vigili urbani e li considero tutti i più grandi ammiratori che ho. Grazie. Potrei avere un appuntamento. Non esagerare. Beh, veramente adesso devo andare un attimino in America e al mio ritorno, se lei si ricorda ancora di me. Sì, ce lo racconterò a Carmelina. La farò impazzire di gelosia. Ai ai, c'è una Carmelina di mezzo, eh? Veda, beh, signorina, lei prima che si dichiarasse, uomini siamo. Ora scusatemi, ma devo proprio andare, sono attesa in televisione. Sì, forse è meglio, signorina. Grazie per la foto, le faccio strada. E quando torna dall'America? Tra un paio di mesi, a novembre. Appena torno le telefono. Ciccio, s'andeste, mi telefona. Grazie, che gentile. Ciccio, siamo in agosto. Ma smettila, non vedi che sta scherzando? Ma lei c'è il bollo scaduto, è di giugno. Mi dia la patente. Ah, lei vuol conoscere la mia età, eh? Ma guardi che non è permesso. No, non è permesso andare in giro col bollo scaduto. Il bollo, ah già! Lei in contravenzione.
Ma lascia stare, la signorina è stata così gentile con noi. Gentilissima fu, ma non si può andare in circolazione col bollo scaduto. Ma non potrebbe chiudere un occhio? Beh, io direi proprio di sì. Io direi di no. E io dico di sì. E io dico di no. Ma neanche per me? No. E allora mi ridia la foto. Signorina Biagini, benché il vigile lo cascia, è innamoratissimo di lei, l'occhio non lo chiude. E invece lo chiudi, se no stavolta te lo chiudo io con un pugno. Ah, la pensi così? E io ti do una paletta in mano. Mamma mia, che botta, il paraurti nuovo! Ma perché ha frenato così de botto? Hai visto che hai combinato? Tu non ti preoccupare, pensa a lei che io penso a loro. Libretti e patenti. Ma scusi, lei perché ha alzato la paletta? Io la paletta l'alzo quando mi pare e piace. Le patenti. Metti che in una di quelle macchine c'era un ministro. Io me ne infischio del ministro. Metti che c'era un nostro superiore. Il mio superiore mi fa un baffo. A me non mi può toccare nessuno. Si può sapere da quale santo sei stato raccomandato? Da nessuno. Il codice della strada è il mio santo. Io quando faccio una contravvenzione nessuno mi può prendere in castagna. Sempre sacrosantissima, sempre a norma di legge. Attento, è targa CD. E io sono targato CDS, codice della strada. Buongiorno. Buongiorno, lei in contravenzione, articolo 17, è passato col giallo. Guardi che quando sono passato era verde. Era giallo. Era verde. A chi crede di prendere per i fondelli? Chi è il signore che viaggia con lei? Sua eccellenza l'ambasciatore del Giappone. Ah, sentiste Ciccio? E poi dice che non è passato col giallo. Che fai? Lo multo, sono le 11 e 2 minuti. Guarda che vai avanti, sono le 11 meno 2 minuti. Buongiorno signora. Buongiorno, e ma se per cortesia mi dà l'ora. Grazie. Sono quasi le 11. Hai visto? Ma non l'hai riconosciuta? No. È la signora Negret. Di a me, ci penso io, prego. Grazie, molto gentile. Dov'è signora? Suo marito è un nostro collega, anche se televisivo, sempre collega, eh. Quindi sì, massimo certo, rispetto. Grazie, grazie. Prego. Oh, piano, per favore, è molto fragile. Ma cosa fa? Forse è meglio che mettiamo tutti dietro, ecco. Sì, sì, dietro, è molto faccio meglio. Faccio io, sì, tutto dietro. Molto gentile, grazie. Grazie. No, grazie di niente, noi per lei faremo questo ed altro. Ci saluti tanto suo marito. Sì, anzi, sì, le dica, sì. Il vigile lo cascio ti saluta. Quando lo fanno, generale? La prego, adesso non mi faccia far tardi, sono le 11 passate. Come? Sono le 11 e 2 minuti. Allora lei in contravenzione. Ma come? Eh sì, 2 minuti di sosta in più. Ma scusate, quando sono arrivata le ho signora, detto... Sì? Stia zitta e paghi. Concilia? But officer, it is not my fault. I was going straight on the line. Something happened that pushed me off the road. Really, I cannot explain it, really. Well, can you give me a ticket yes, for that? Yes. Please, officer, really, I don't know. It was not my fault. It is not really right. I was going straight on my way. È incredibile. Tono, il piave mormorò, non passa la straniera. Ecco. Tenga, posso andare? Aspetti un momento. Perdoni, monsignore, sia multato Gesù Cristo. Oh, pardon, sia lodato Gesù Cristo. Hai detto bene, figliolo. Tu multeresti anche nostro Signore. Un giorno riuscirai a multare anche il diavolo. Tu multerai il presidente della Repubblica, il sindaco. Sì, sì, il sindaco di Roma multerai. Lo sai cosa è successo una volta in America? Un policeman ha fatto la contravvenzione al sindaco di New York. E sai cosa gli disse il sindaco? Cornuto. No, bravo gli disse. E gli strinse la mano e gli fece dare una promozione. Ma quello era il sindaco di New York e New York sta in America, ma qui stiamo in Italia. E beh. E tu prova a fare la multa al sindaco di Roma e poi te la accorgerai. Falla la contravenzione. Andiamo che è tardi, vai. Andiamo.
Incosciente! Signora, stia attenta! Ciccio! Che c'è? Mi sembra che lo stop non ti funziona. Eh? Prova un po', fammi vedere. E beh? Non funziona. Va bene, appena arrivi in caserma la porti in officina, grazie. Che c'è ancora? Mi dia la patente. Siete insieme da tanto tempo, tu e Locascio. Appunto, sarebbe ora di avvicendarci. Andate così d'accordo, voi due siete così bene affiatati. Siete anche concittadini. Signor Maggiore, io ho moglie e figli. Quello lì, un giorno o l'altro, farò la contravenzione pure al sindaco. Signor Maggiore, io deve... Ma io dico sul serio, mi creda. Sì, va bene, grazie. Se il signor sindaco commettesse un'infrazione, farebbe benissimo a fargliela. Dice? Sicuro. Ma io allora, scusi... Senti, Menedì, se non viene con te, Locascio, con chi lo mando? Ma con un altro. E dove lo trovo, un altro? A piedarlo non è possibile perché porta più multe lui da solo che tutto il reparto. Tu ormai con lui ti ci trovi, hai pazienza. Ne terremo conto, vedrai. Grazie, maggiore. Tu il sindaco lo conosci? Signor sì. E allora sta attento, se dovesse capitare, gira al largo, squagliati, chiaro? È chiaro, ma gli altri che non conosco? Ministri, onorevoli... Ma che cosa vuoi da me? Che ti posso fare io? Niente. Ecco. Questo chi è? È facile, su, chi è? Ma non lo so. Chi è il questore? Non signore, l'onorevole Rumor, il presidente della Democrazia Cristiana. E capirai se incosci quello. E questo? Moro. Bravo, bravo. E questo qua? Longo. Ma è comunista. Ma è pure comunista, non si sa mai. E questo? Chi è questo? Chi è questo? Fammi rivedere quella, non si sa non mai. Non fanno spiritoso, Cicci, chi è, Yam? Ma dimmi tu, se un vigile scelto dopo 5 anni di servizio deve stare su sino a quest'ora per impararsi le facce. Ma che ora è? Mezzanotte? Quasi. Beh, io me ne vado a letto. Pronto? Casa Merendino. Cornoto! Chi è? Il soldo spiritoso, Ha cambiato orario. Mi scusi, ma proprio così devo mettersi contromano? Venivo di là e mi è rimasta più comodo. Di là? Ma cosa ha fatto? La direzione vietata? Beh, accorciè, il sindaco ci aveva fretta. Il sindaco? Lei è il suo autista? Sì. E il signor sindaco dov'è? E sta lì col sindaco di Dublino, gli sta a far vedere un po' di Roma. Ah, ho capito. Qualche gemellaggio, eh? Buh, e che ne so io? Sempre gli ordini. Vigile scelto Francesco Merendino. Piacere, proietti Nando. Che fai? Questa le gomme lisce, io quasi quasi gliela farei una contravenzione. Tu stai a guardare le ruote, guarda quella macchina. Ma io a quello gliela ritiro la patente. Io gli sequestrerei la macchina. Andiamo. Non si mette in moto! Non ti preoccupare, ci penso io. Dia la patente. Ma sta a scherzare? Guardi che se c'è uno che scherza, questa è lei, e scherza male. Articolo 104 del codice della strada. E vabbè, glielo dica a lui. Sì, dica a me, che succede? È lei il proprietario della macchina? Sì, ma non lo riconosce, è il signor sindaco. Il sindaco in persona, onoratissimo. Agli ordini, signor sindaco. Vigile Francesco Locascio. Bene, Locascio, stai comodo. Grazie. Prego, signore. Thank you. Signore. After you. Prego. Thank you. Che fa, signor sindaco, se ne va? Che faccio? Me ne vado, certo.
No, le volevo dire, le mando la multa o concilio. Ma che concilio? Che cosa concilio? E va bene, allora se vuole le faccio il verbale e lei può pagare con comodo entro 15 giorni. Ma scherza? What's he saying? È un vigile, dice che sono in contravvenzione. Bene, eccellente, dimostrazione di grande civismo. Ah sì? Anche da noi naturalmente è così. Anch'io vengo multato da miei vigili. Anzi, con me sono molto più severi. Anche con me, sì, sì, anche qui è così sempre. Bravo, bravo, Locaro. Locascio. Eh? Ah, sì, Locascio. Sono felice di stringere la mano a questo bravo certo. Ragazzo. I miei thank complimenti, you. Bravo. Thank you. Complimenti. Thank you. Impossibile. Thank you. My congratulations. Io gli darei una promozione. Ah, ma sì, certo, anch'io faccio sempre così, sempre. Avrà immediatamente una promozione, il nostro Locaro. Locascio, signor sindaco. Locascio, vigile scelto Locascio, sì, sì. Agli ordini, signor sindaco. Certo che sono soddisfazioni, lo sarebbe immaginato. Io lo sapevo. Ci andavo in cerca al sindaco. Sa, perché vedo un fatto analogo, è accaduto a New York. Sì, e un pollice man fece la contravenzione al sindaco di New York. Lui gli strinse la mano e gli disse, bravo, e gli fece dare la promozione. Ma allora lei è un dritto, Quanto sei bello, Fancuzzo mio, potevi fare l'attore di cinema. Ma che attore cinematografico? La carriera del vigile è più sicura. Vedi, io un giorno all'altro potrei incontrare il presidente del consiglio, poi quello della camera, poi quello del senato. E con altre tre contravenzioni io sono a posto, maresciallo. Sono quelli i suoi amici? Sì, lui è un mio subalterno. Oh, tanti rallegramenti, grazie. Signor Locascio. Io te l'ho ciao, già detto. Puoi pure rifare, se non è tutta invidia. Oh, enumera. Allocasse, è una forza. Garzò, metti a tavola. Se vi volete pronto. Accomodare, prego. Ma certo, vieni, Garbellino. Che bel vestito che hai. Dove l'hai comperato, No, non lo comprai. Fu un dono della mia signora. Che bello. E questo è il vestito che mi piace, accollato, serio, anche se moderno. Pantalone lunghissimo. È la moda che mi piace. Ah, come piacerebbe anche a me avere un pigiama da sera così, ciccio. Quale pigiama? Come quale pigiama? Questo è un pigiama. È vero, Carmelina? Francuzzo, non t'arrabbiare. Io ci chiesi una veste alla mia signora e questa mi regalò. Ah, e così tu sei venuta a festeggiare la mia promozione mettendoti in pigiama. Ma perché non ti mettevi la camicia da notte? Ma da di moda il pigiama. Io della moda me ne infischio. Carmelina, componi. Composta sono, Francuzzo, non si vede niente. Non si vede niente, lo dici tu. Ma si immagina tutto. Sei quasi nuda. E tu che guardi? Non guardare. Tale padre, tale figlio. Se vi volete accomodare, servo subito gli antipasti. Ah, pure gli antipasti, fai le cose in grande, Locaro. Dopo di lei, signora. Grazie. Comportati da persona per bene, Fai onore al nome che porti, che è il nome di tuo nonno. Ah, papà, non me lo ricorda, che per merito suo mi devo da chiamare a Calogero per tutta la vita. Perché non fai vedere il telegramma, Francuzzo? Tanti ce ne giunsero. Già, ci telegrafarono dalla Sicilia. Zia Concetta. Voglio vedere. Pasquale Greco da Palermo. Cannatella il sarto. Agugliuzza. Questo è importantissimo, la giunta comunale. È il vice sindaco. Il sindaco, no? No, quello no. È strano. E poi c'è anche questo che non ho capito. Lo vuoi leggere? Ecco. Tacci tua. Non lo conosco. Fa un po' vede. Ma è chiaro, no? È una ragazza, un diminutivo. Tacci. Tacci tua, come dire la tua tacci. La tua tacci. Ma disonesto. Ma io non e fai un geloso con mia. Ma io ti scippolo. Fermi! Oltraggio a un pubblico ufficiale. Libretto e patente. Vuoi sapere una cosa? Per me questa tacci tua è proprio parente. Ma allora tu pensi che è stato il sindaco a fare il telegramma? E chi se no, Ma con quanti siete a crepare d'invidia, non lo so. Ah, perché tu credi che io... No, io non credo proprio a niente. Però... Però cosa? Niente. Buonanotte. Padre, figlio di Spirito Santo, e così sia. Buonanotte. E invece parla, cosa hai da dire? Guarda, ciccio mio, non è per rimproverarti, ma tu per diventare scelto ci hai messo 3 anni. Adesso voglio vedere quanto tempo devi aspettare prima che ti fanno vice brigadiere. Poco, pochissimo, te lo dico io. Sì, perché da domani in poi cambiano i sistemi, cambia tutto. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Tu
pensi a quelle, che io penso a queste. Ciccio, non sei più tenerello, eh? Vedrai che tenerezza. Te lo ricordi quel film, La pattuglia dei senza paura? E lei? Noi da oggi in poi saremo la pattuglia dei senza pietà. Al lavoro! Al lavoro! Mi scusi, servizio, diritto di precedenza. Prego. Cameriere, uno stock 84, per favore. Subito. Certo che hanno dei modi, sono proprio indisponenti. Beh, sì, alle volte. Pronto, Cesira? L'operazione promozione veloce è scattata. Grazie. Ah, è libera, guardi, signora. Grazie. Si immagini. Bella donna, eh? Mm. Signorina, ma come mai non risponde il posteggio dei tassi? Ma signora, oggi c'è sciopero. E allora io vorrei sapere come faccio ad andare a Monteverde. Ah, che combinazione. Devo andare proprio a Monteverde. Posso darle un passaggio, signora? Ma veramente? Permette? Capitano Merli. Grazie. Prego. Ma lei è capitano di che cosa? Dei bersaglieri. Ah, simpatici bersaglieri. Ah, grazie. Prego, si accomodi. Grazie. Senta, l'ha messa lei? E chi allora? Concilia. Vorrei sapere perché. Non sa leggere? Io so leggere, ma qui c'è scritto parcheggio in sosta vietata. E lei naturalmente non ha parcheggiato. Io no. Lo so, lei è sceso un momentino per bere un caffè. Padronissimo di bere tutti i caffè che vuole, caro signore, però... Però? Però prima di lasciare la macchina lei si deve assicurare che non ci sia un certo cartello rosso e blu che significa sosta vietata. È proprio quello che ho fatto. Me lo vuole indicare questo cartello? Certo. Eccolo. Oh, dov'è il cartello? Sarò miope, ma non lo vedo. Eppure dall'altra parte c'è. Se c'è dall'altra parte, le multe le fa dall'altra parte. E vuole insegnare a me dove devo andare a fare le multe? Mi dia la patente. Eccole la patente, caro signore. Con il bollino e tutto quanto. Libretto di circolazione. Cosa? Libretto di circolazione. Adesso lei comincia a seccarmi. Ciccio, attendeste, il signore si è seccato. Ritiragli la patente. Ma dico, siamo impazziti? Vi avverto, lo dico per il vostro bene. Voi non sapete chi sono io. Chi è? Ma guardate che il signore è un capitano. Ah, il signore è capitano? Sì. Allora questa la riavrà quando la faranno generale. Ah, sì? Lo vedremo. Ve ne accorgerete, si accomodi. Vada. Sì, andiamo. Fermo! Alt! Non si può guidare senza patente, fermo! Andate all'inferno! Si fermi! Lascialo scappare. Gli faremo un verbale a quello lì che si ricorderà per tutta la vita. Per l'eternità. È piuttosto pericoloso litigare con quella gente, capitano. Stia tranquilla, signora. Non ne posso dire di più, ma le assicuro che li sistemo per le feste. Guarda quella macchina. Abbiamo incominciato bene questa mattina. Continuiamo. Continuiamo. Mi favorisca la patente. Eh? Ha capito? Solo un altro minuto. Impossibile, non è divieto di sosta. Vede? È divieto di fermata. Lei deve pagare la multa e andarsene subito. Ma un minuto solo. Neanche mezzo. Ah, che sollievo, vi aspettavo. Non ditemi che non siete voi. Noi due siamo noi. Non siete quelli che devono scortare il ministro? No. Ma ho telefonato al vostro comandante e mi ha assicurato che mandava immediatamente due vigili. Come mai no? Beh, sa, signorina, col traffico che c'è.
Per questo ci servono i vigili. L'aereo del ministro deve partire tra 20 minuti. Se lo perde sarà colpa del vostro comandante e il ministro lo farà saltare. Scusi. Hai sentito? Il comandante salta. E chi se ne frega? Cretino, non hai capito che se noi lo salviamo l'ottimo di quest'anno non ci doveva nessuno? Signorina, se i nostri due colleghi non dovessero arrivare, l'accompagneremo noi all'aeroporto. Grazie tante. Ah, ecco, c'è il signor ministro. Venga, venga, signor ministro. Vigile scelto motociclista Merendino. Vigile scelto motociclista Logascio. La dobbiamo scortare all'aeroporto. Presto, salga, grazie, signor ministro, grazie, vedrà che arriveremo in tempo. Presto, dai. Non ho potuto fare altrimenti. Speriamo di riuscire a liberarcene. Siamo al bivio. Gira. Sudetto, semina lì. Ci è andata bene oggi, eh? Benissimo! In perfetto orario. Sì, c'è il ministro. Il ministro era un delinquente, ecco chi avete scortato. Una banda di malfattori. Ma noi non lo sapevamo. Lo voglio credere. Speriamo che l'inchiesta ci convinca tutti della vostra buona fede e ci permetta di considerare l'episodio come un eccesso di velocità. No, di imbecillità. Mi scusi. Comunque nell'attesa sarete appiedati e assegnati alla 50ª ripartizione. Signor sì. Speriamo che ci vada bene. Signor capitano, ci sono quei due. Falli entrare. Signor sì. Agli ordini, signor capitano. Siete venuti a restituirmi la patente? Stiamo a fare. I fessi ci stiamo a fare. È tutta per colpa tua. E le mosche dove le metti? Buongiorno. Dì, signor capitano. Giornata caldina oggi, vero? Direi che fa un caldo bestiale. Diciamolo pure. Per questo ho affidato questo incarico a voi due. Ma perché noi due siamo due bestie? No, per carità. Ma altrimenti avrei dovuto mandare due vostri colleghi che oggi sarebbero morti dal caldo. Ma voi non morirete mai dal caldo in servizio abbandonando il vostro posto di lavoro, eh? Prima di tutto per voi c'è il dovere. Signor, vero? Sì. Magari moriamo dopo. Questo non mi interessa. Mi scusi, signor capitano, ma c'è proprio bisogno di fare la guardia all'immondizie. Certamente, perché nessuno si avvicini a quella fossa che è piena di microbi e di bacilli. Qui c'è pericolo di pigliarsi una malattia solo respirando. E noi due? Voi due? Voi due, se vi ammalate, avete la mutua. Già. Buona giornata. Cesino! Arrivo. Oh, ecco qua, ti ho portato un po' di camomilla, eh? E adesso vediamo questa febbre. Sono già passate 10 minuti. È passato un quarto d'ora, è passato. Ma io non ti capisco. Ma come mi sveglio alle 2 di notte? Sto male, c'ho la febbre e poi non c'è niente. Ma io ho i microbi, i bacilli, è possibile che non ho la febbre? Niente, nemmeno una lignetta. Su, pigli quella camomilla e dormi, che se ho domani mattina ti alzi tutto rimbambito. Proprio adesso che ti hanno cambiato di posto e che stai con un capitano nuovo che non ti conosce. No, mi conosce. Ma ti conosce il capitano? E non me l'avevi detto?
Come mai ti conosci? Così, ci eravamo incontrate prima. Ah, meno male. Scusa, perché meno male? Perché se ti conosce vuol dire che già sa chi sei, che ti stima, che avrà un occhio di riguardo. A me? Il capitano? Un occhio di riguardo? E che c'entriamo noi? E mi svegli per questo? Digli di chiamare commissariato. Come? Tutti fuori? Comunque non è competenza nostra, buonanotte. Ah, senti, aspetta. Eccezionalmente manderemo due vigili, sì. Come chi? Quei due nuovi, Merendino e Locascio, sì. Pronto? Ma a quest'ora? Ma sono le due passate. Chi è? È il sottufficiale di servizio. Va bene, mi vesto subito. Sì? Ah, viene pure Locascio. Sempre agli ordini. Ma che servizio? Attento, piano. Eccomi. Deve essere Locascio, digli che lo aspetto giù al portone. Pronto? Sì, viene subito. Scusi, abita qui il vigile Merendino. In secondo piano. Locascio, sono qui, no? Già. Ma come ti sei combinato? C'ho sonno. Il cappello, prima di tutto, ci vuole la disciplina, specialmente con la divisa. Sempre impeccabili, guarda me. Finalmente. Ora. Fate cessare questo scoccio. Sentite, signora, che inferno. Uno alle tre del mattino ha il diritto di dormire. A chi lo dice? Va bene, ci pensiamo noi, andate a letto. Finalmente avranno qualche soddisfazione. E qui non aprono, bisogna sfondare la porta. Ci vuole un fabbro ferraio. Non c'è bisogno. È la porta che la sfonda. Tu. E perché? Perché sei più giovane, più forte. E più fesso. Aprite o sfondiamo la porta. Dai, dai, prende la rincorsa, dai. Sei pronto? Uno, due. Stanno suonando, Barbara, dai. Sì. E tre. Ma che fai lì per terra? Ti vuoi alzare? Andiamo. Eccomi. Ma dov'è? Locascio! Ecco. Attento! Io di due volte al giorno non posso. Vieni. Guarda che roba. Ma che sono indiani? No, sono hippie. Hippie, e che significa? Non sai cosa sono. No. Non me lo leggi i giornali? No. Hippie, urrà! Per favore, signori, per cortesia. È fermo. Signori, per piacere! Oh! Dico a voi! Questi non sentono. E per forza, fanno gli indiani. E ora ci penso. Mamma mia, il vaiolo! Katushka Budapest! Pure la peste! Scusi, signorina, mi fa vedere come ma si fa. Ma è facilissimo, dai, ti insegno io. Signorina, per piacere. Ma dai, che sei bravissimo. Signorina! Tolga le mani, pestifera! Silenzio! Ehi, là in cucina! Attenti alla cottura! La mi scusi. Hai sentito quello che ha detto? Che ha detto? Ha parlato di cottura! E beh? Ma possibile che vivi sempre nel mondo delle contravenzioni? Dono di natura, Sono cotte, ragazzi! Sono cotte, venite! Andiamo, andiamo! Andiamo, ragazzi! Che vergogna!
sciagurati, così giovani già si vanno a buttare nelle braccia del vizio. Ma no, vanno in cucina. È lo stesso. Lo stesso. Non hai capito che vanno a cuocere le bucce di banane? Vanno a cuocere le banane? No, le bucce. E le mangiano. Le fumano. Ehi, se non vi sbrigate, se le fumano tutte. Alla rimbalzo! Andiamo! Adesso non ci fa niente. Dobbiamo prendere un provvedimento. A che ora parte? Chi? Il provvedimento. Ma non parte nessuno. Hai mai sentito parlare della LSD? Io ho sempre sentito parlare del DDT. L'LSD è un allucinogeno. E che lingua parla? Ma che ne so che lingua parla? Vai in cucina e vai a vedere con i tuoi occhi. Vai. Allucinogeno, ma... Pronto, squadra narcotici? Come non c'è nessuno? E se uno deve denunciare una banda di giovani che si drogano, a chi si deve rivolgere? Va bene, mi dia la squadra mobile. Sì, sì, aspetto. E queste sono bucce di banana. Fettuccine sono. È vero? Qui c'è qualcosa che non va. Forse il sugo. Rita, c'è tuo padre e tuo fratello. No, te rido io i capelloni. Si casa, fila. Ma che stavamo facendo di male? Ti assicuro, papà, niente. Scusi, dove sono le banane? Ma che banane? E poi voi dovreste vergognarvi all'età vostra di fare queste buffonate. Come si permette? Noi siamo due vigili veri. E se non ci credi, si informi alla 50ª ripartizione, signor capitano Merli. E va bene, mi informerò. Sì, se ne accorgerà. Merendino e Locascio. Merendino e Locascio! Il capitano! Comandi. Ho ricevuto un rapporto su di voi, cose alle quali non volevo credere, ma a giudicare dalle vostre facce. Insomma, che cosa avete combinato questa notte? Non abbiamo dormito. Ah, mi rallegro. Ci siamo dati le orgette, eh? Quale giorgette? Orgette con la O iniziale. Con la O. Signor capitano, ma eravamo di servizio. Bella maniera di prestare servizio, ubriacandovi e partecipando alla gazzarra. Veramente. Vede, signor capitano, ci dia modo di spiegarci. Per un complesso di circostanze siamo rimaste vittime delle apparenze. Ve le do io le apparenze. Ma è la verità. Va bene, per questa volta vi voglio credere. Comunque, visto che vi piacciono tanto le ore piccole, stasera passate da me, che ve lo darò io un lavoretto, eh? Ecco qua. Ma niente a niente l'avete presa a sfottere il capitano. Ma come, tutta questa roba per domani mattina? Sono multe che cadono in prescrizione se non vengono notificate entro domattina. E le dovete trascrivere tutte voi? Un po' noi, un po' tu, un po' Calogero. Ah, papà, un futuro vigile motociclista non aiuta tu pizzardoni a copiare le multe. Questa deve essere Carmelina, ci viene a dare una mano pure lei. Ecco, io magari vado al cinema con Carmelina. Dove va quello? Al cinema. Ciao. Ammazzate quanto sei bella, Carmelina. Fammi tempo a vedere. Oh, guardate un po' quanto è bella stasera, ciao? Carmelina. E che fai? Lavate le mani di dosso, non la toccare. Ma che tocca? Dalle padre e dalle figlio. E ciao, tu? Ciao. Tu? Che cos'è quel vestito? Ma dove sei andata dal metallurgico? Dal Fabio Ferrai? Chi te l'ha fatto? Ma che? Non ti piace, Francuzzo? Io ci chiesto una veste alla mia signora. E questa me lo regalò. Io la devo conoscere, la tua signora. Ma è meraviglioso, meraviglioso. Questo è un modello originale di Paco Rabanne. Ma che capo Rabanne, capo Gabbina, questa è un'indecenza. E tu, se lo vuoi tenere addosso questo vestito, compra immediatamente mezzo chilo di ferramenta e t'allunghi la gonna. Sentite, vogliamo pensare ai verbali. Sono nervoso. Io vorrei sapere che cosa gli avete fatto al capitano. Cesira, è una storia troppo lunga. Ma non ci avete nessuno che ci può mettere una buona parola. Che so, ma è sposato. Sì, è sposato. E se la moglie fosse di cuore buono, ci potrei parlare io. Sapete, fra donne ci capiamo meglio. Che però, dice? pensandoci, la signora deve essere di cuore buono. Perché ci disse pure che il marito era capitano. Però poteva dircelo che era capitano dei vigili urbani, no? Ce l'avete il numero? Io ci provo. Ci proviamo. Io ci provo. Ma dico io te lo voglio dire! Ma che succede? E finisce, ciccio! Va bene, lo cascio, ci penso io, va bene. Pronto? No, non c'è il capitano. Sono io. Chi? Merendino, la moglie del vigile scelto Merendino. Sì. Come? Dice che non ti conosce. Via me.
Ma sì che ci conosciamo, noi siamo quei due vigili, uno basso e uno alto. E lei è quella bella signora con i capelli lunghi, biondi, sì, simpatica, che era insieme al signor capitano. E noi facemmo la multa. Equivoco ci fu, signora, mi creda. Sì, sì, credo anch'io che deve essere stato un equivoco. Ci parli lei col capitano, ci metto una buona parola, lei che è tanto buona. E anche bella. E oltre bella, bellissima. Certo che ne parlerò a mio marito. Ma mi ricordi un momento qualche particolare? Quando accadde il fatto? Ah, bene. Dove? Ah, benissimo. Sì, sì, mi ricordo di tutto. Stia tranquillo, ci conti. Ciccia, domani col capitano sarà tutto un'altra cosa. Che bella cosa. E levate mani. Ciccia mia. Merendino, lo cascio? Sono qua, signor capitano. Che aspetti? Falli entrare. Bene. Entrate. Agli ordini, signor capitano. La signora come sta? Spie! Eh? Ma allora, se non era la moglie del capitano, quella chi era? Che ne so, io so solo che prima di sera dobbiamo notificare tutte queste multe e sono più di 100, è impossibile in un giorno. E tutta la colpa è tua. Mia. Eh sì, perché tu gli hai fatto la contravenzione al capitano, gli hai ritirato la patente e ora quello se vendica. Veramente, io... Veramente, tu quando eri nel corpo dei motociclisti eri tremendo. Senti chi parla, tu che hai fatto la contravenzione persino al sindaco. E beh, io feci la contravenzione al sindaco, il sindaco mi dette la promozione, tu invece faceste la contravenzione al capitano e finì a schifo. Che c'è? Buongiorno, Diomedi Ottavio. Ottavo piano. C'è qualcuno in casa? Vada, vada, ci sono tutti. L'ascensore c'è? Guasto. Cerca? Diomedi primo o Diomedi Ottavio? Diomedi Ottavio. Oh, mi scusi, sa, ma Diomedi Ottavio abita al primo piano. Qui all'ottavo abita Diomedi primo. Mi scusi, ma non mi ha detto che l'ascensore era guasto. Lei mi ha detto Diomedi primo. Beh, e che c'entra? Senta, non lo dica nessuno. Diomedi primo mi è antipatico. Qui. Di un po', conosci Cesaroni Remo? E che ne so? Ma... Buongiorno. Buongiorno. Conosci Cesaroni Remo? E chi lo conosce? Ti cerca la guardia. Mando sta. Eccola. E tu no. Stai con tuo nonno, 10, eh? 11. E lei Cesaroni Remo? Io Cesaroni Remo? L'altra volta che lo sento disso, due volte. Che vuole Cesaroni Remo? Perché è lei? Sì, so io. Sa come? Chi non vuole entrare? Bene, vedi. Entri pure. Buongiorno. Buongiorno. Siete venuti a portare il sussidio? Beh, veramente ho portato una multa. Una multa? Remo mio, hai sentito? Ma come vanno i soldi da noi? C'è da pagare.
Mamma mia, e che c'è da pagare? 10 sacchi. No, qua c'è scritto 10 sacchi. 10 sacchi. Zitto, non gli fa sentire niente a nonno, zitto. Non vediano, gli abbiamo ancora per nonno. Ha visto cosa ha fatto? Oh ragazzi, bevi un pochetto d'acqua al nonno che si sente male. Nonno, mi volete mettere giù? Piano, fate piano. Ho detto acqua. Per cuore. Assassino. Assassino. Nonno, nonno mio. Per cuore. Siete senza coscienza, non c'è vedere dolore. Ecco, via qua tu. Per cuore. A nonne tu. Ci vogliono affamare. Ci vogliono strappare il pane da bocca! Ti vorrà ammazzati! Stilati! Che è successo? Staffamatori del popolo che lavora! La guardia da Cesaroni! Ma che dovevo fare? Ma come dovevo da fare? Se dovevamo vendere i figli per dei soldi al comune di Roma! Carmede! Vede? Non è che non volemo pagare, è che non potemo proprio. Ma se ce l'avrebbe 10 sacchi, ma se figuri io farebbe una corsa per... E non piagne, e su non piagne, e su non piagne. Ma sta che buona, te fanno, Remo? Te restano, Remo mio! Nando, Ciro, Ciccia, venite qua, ci portano via papà! Abbracciamolo, abbracciamoti tutti! Mandatelo via, non me lo fate vedere. Nonne, come vi sentite? So io, Marisetta vostra. Un altro colpo di questi che ce lo giochiamo. Glielo dica a quelli che fanno le multe, lei che è uno di loro. Sentite, vi posso dare un consiglio. Cercate. Cerchiamo. E che dobbiamo cercare? E metta che avete dimenticato una 10.000 lire in qualche posto. Qui? Ah, Marie, ma lo senti questo? Ah, ma allora lei non ha capito proprio niente. Ma voi cercate, che vi costa? Cercate. E cerchiamo. Un po' dappertutto. Lei dove dice che dovrebbero da stare? Beh, in qualche cassa. Ah. Una cassa come questa. 10 sacchi in casa nostra, ci sono mai stati? Eccole, stavano sopra te. Zitto, e dalla papà. Ma come ha fatto a vederle? Beh, io veramente non le ho vedute. Indovinai. Indovinai? Peggio dei cani da tartufi, peggio di quelli delle tasse. Se uno si nasconde le ultime 10.000 lire zaccate, subito te lo fregano. E io le dovrei dare a lei. A me no, per la multa. Ma lei lo sa quanto sudore mi sono costata a me? A lei? Sì. 3 mesi! 3 mesi ho lavorato per guadagnarmene, hai capito? E ci dovevo andare avanti tutto st'inverno! Ci dovevamo comprare le medicine! Va via! Esci fuori! Passa via tutti! Non la vado! Rottela via! Ma sanguinato! Nel braccio! Ma poi cazzo che sono morto! Ma e va a morire ammazzato! Di sale lo pane altrui e com'è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Calogero, a chi vuoi sfottere? E chi sfotte? Sto a studiare Dante. Oh, con quello non ci indovini mai. Si legge il fumetto, te dirà le pietre. Si studi, te dirà le pietre. E mo leggo un bel fumetto. Pronto, casa merendina. Deficiente, la porta! Deve essere locascio. Ciccio!
Che metto un coperto in più? No, metti un catino in più. Buonasera. Buonasera. Francuzza arrivò? Lui no, ma io sì. Quanto sei bella, Carmelì, se ci avessi un par d'anni in più. Ma è stato buono, picciriddo. Buonasera. Buonasera. Francuzza mio mi ha detto di aspettarlo qui. Hai visto quanto è bella stasera, Carmelina? E leva sta mano. È stata ferma. Come sei elegante. Bravi, hai fatto proprio bene a venire così. Stasera cenate con noi, eh? No, stasera non possiamo. Andiamo a ballare io e Francuzzo mio. Che c'è? Aiutatemi. Mamma mia. Beh, Carmelina. Che dolore. Francuzzo mio, c'ho i piedi consumati. Fatemi sedere. Accomodatevi. Prego, signora. Sì. E che, Carmelina, un altro vestito ti regalò la tua signora? Questo mi regalò, perché non ti piace? Sì, mi piace, però di sotto, di sopra è troppo scoperto, fatti prestare uno scialle, non vede che calogero ti guarda? Perché te la consumo? Ma non c'è bisogno dello scialle, Francuzzo, mi copro subito, guarda. Ti piace? Sì, va bene ora di sopra, ma è di sotto che bisogna coprire. Ma mi scopro di sopra. Carmelina, componiti, copri! No, la tua voglia no! E non approfittare, non vedi che ho l'emicrania alle estremità. Senti, ma li volete mettere un po' a bagno? A Ciccio mi li hanno fatti tanto bene. Sì, secondo voi io prendo i miei piedini, li metto a mollo, così mi viene una doppia polmonite celestiale e me ne vado. Esagerato. E non scherziamo con l'acqua. E questa è un'altra cattiveria del capitano. Gli ha dato da recapitare più di 100 multe a questi due poveri disgraziati. A proposito, la moglie, gli ha parlato la moglie, eh? Equivoco di persona, c'è. Come? Equivoco di persona, c'è fu. È un fatale equivoco, Cesira. E quella bella signora che quel giorno stava con lui, non era la moglie. E chi era? Chi era? Calogero, vai di là. E chi doveva da essere? Era l'amica. E diteglielo all'amica di metterci una parolina buona. Sì. Calogero. Ma che io dove siamo arrivati? Da questo posto Ma... qui ne vengono tante di signore bionde. E poi adesso con le parrucche si cambiano pure i capelli due volte al giorno. Pochi giorni fa uscì di qui con un signore. Con un capitano, lei indossava un vestito fiorato. Ah, sì, deve essere la signora che abita qui di fronte. Come si chiama veramente non lo so, ma se volete aspettarla al portone... Tante grazie. Grazie. Arrivederci. Già mezz'ora. Eccola. Buongiorno signora, come sta? Buongiorno, si ricorda di noi? Ma veramente no. Ah sì, quelli della multa. Signora, sono successe tante cose, ora ci hanno appiedati. E ci hanno segnato la 50ª ripartizione. Non le ha detto niente il capitano? Che capitano? Insomma, lui. Lui chi? Il capitano. Quale? Signora, il capitano è come la mamma, ce n'è uno solo. Scusi signora, non vogliamo entrare nel merito, le chiediamo solo una cortesia. Sì, se ci può mettere una buona parolina con il signor capitano, vero? Non è che può signora, ci faccia perdonare quella contravenzione. Ma voi parlate... Appunto lui, però non dica che l'abbiamo pregata noi e cerchi di farci capitare il discorso così per caso. Magari in un momento di intimità, vero? Sì, e grazie di tutto quello che fa per noi. Anch'io la ringrazio. Bene, molto bene. Ti giuro, Gustavo, che quei due non so che cosa hanno capito. Ma ho capito io. Vieni, che poi ne riparliamo. Hai visto come l'ho convinta? Ciccio, sei stato veramente bravo. L'hai commossa a puntino. Vedi, se non facciamo la pace ora col capitano, non la faremo mai più. Speriamo. La prego, non stia sulla porta, si accomodi. Grazie, signora. Cosa desidera da mio marito? Veramente preferirei parlare con lui, signora. Ma credo che farà molto tardi stasera, non può dire a me. E va bene, signora, lo dirò a lei. La posta, signor capitano. Non voglio la posta. Voglio merendine e lo cascio. Li ho già fatti chiamare, signore. Eccoli, il signor capitano. Falli entrare. Agli ordini, signor capitano. Deve dirci qualcosa. Io non vi dico più niente a voi due. Io vi ammazzo! Coscienti! È questo il modo di attraversare la strada? Ma... proprio voi che dovreste dare il buon esempio! Ciccio, sentiste? Incosciente ci disse. Hai preso il numero della targa? Ciccio! Anche tu hai riconosciuto la macchina? Sì, quella del ministro. Ma che ministro? Quello è un delinquente! Tassì! Tassì! Presto! Inseguite quella macchina! Quale? Ma poi glielo dico! Vada, vada, insegua, presto! Vada, vada! E l'avete raggiunta la macchina? No, purtroppo no, signora. Magari, a quest'ora i nostri guai sarebbero finiti. Eh già,
Vede, signora, se non riusciamo ad assicurare alla giustizia quel criminale, non ci riprendono nei motociclisti. Se fossi voi ci farei una croce sopra. E così lei dice che non ci riprenderanno più nei motociclisti? Ma no, io intendevo dire il criminale. Non vi capiterà più di incontrarlo. Ciccio, sfortunatissimi. Aspettate, siete qui per questo. Carmelina mi ha spiegato quello che vi sta succedendo. E io le ho detto di farvi venire. Con le mie conoscenze penso di potervi aiutare. La signora ci permessa? Carmelina, così sì che mi piaci. Ciccio, guarda, lei è bellissima. Che ha di speciale? È vestita. Ma credeva che in casa mia girasse nuda. In casa non lo so, ma quando va a fare la spesa con tutti quei vestiti che lei ha regalato... Io? Ma non le ho mai regalato nessun vestito. Ma come, gliene ha regalati tanti. Sì, uno come quello, anzi quello, ce l'aveva addosso lei. Carmelina, ma che significa? Signora, ma le imprestai. Brava, ne riparleremo dopo. Ora pensiamo al tuo fidanzato e al suo collega. Grazie. Puoi fare i miei conti. Ho un amico molto influente. Vedrete che riusciremo ad aggiustare tutto. Onorevole, c'è la signora Daniela per lei. Dani? Ciao, tesoro. Sì, sì. Ma certo, se posso. Due vigili? Sì, è un piacere che vorrei fare alla mia cameriera, che è fidanzata con uno dei due. Come? No, hanno delle grane con il loro capitano. Sì, penso a un trasferimento. Gli dica di spedirlo in Sardegna. Sono qui da me. Vuoi che te li mandi? D'accordo, caro, vengono subito. E domani verrò io da te. Ciao, ciao. Scusi, onorevole, ma vengono qui stasera? Sì, tra poco. Ma c'è la riunione, so che lei tiene molto alla segretezza. Ah già, me ne ero dimenticato. Ma cosa vuoi che sappiano due vigili di politica? Falli entrare nello studio, me li sbrigo subito. L'onorevole è molto occupato, verrà appena possibile. Con tutto comodo. Prego. Grazie, grazie. Prego. Bella casa. Casa da mille e una notte. Mi raccomando, fai parlare sempre a me, eh? Quando sarò onorevole me la farò pure io una così. Franco, vieni! Che c'è? Guarda. La macchina. E sai che significa? Che il criminale è qui, perché se c'è la macchina c'è anche lui. Ma oggi la macchina la guidava un altro. Un complice, evidentemente, vedrai che sono qui tutti e due. In casa dell'onorevole. Onorevole, svegliati! Questo è onorevole, come quello della macchina era ministro. Ma allora è un altro complice. Ma certo! Siamo capitati nel covo. Presto, arrestiamo tutti. Io vado a chiamare i rinforzi. Sì, così arrivano i nostri. Sua Eminenza il Cardinale Assiani e Sua Eminenza il Cardinale della Gironda. Eminenze? Presento alle loro eminenze l'onorevole Caietta. Molto lieto. Piacere. Piacere. Come dire, il diavolo e l'acqua santa. Ma, visto che il diavolo si fa frate... Un momento, onorevoli colleghi. La mia condizione è che i santi in questo caso si facciano un po' diavoli. Siamo qui per questo. Parleremo di tutto. In attesa degli altri vogliamo accomodarci? Prego. Da questa parte, eminenze. Vi faccio strada. Attenzione. Quello che mi raccomando, anche se può sembrare superfluo... È il segreto, certo. Finché non avremo raggiunto l'accordo completo, non deve trapelare la minima indiscrezione. Ma scherziamo! Scoppierebbe uno scandalo! Sì, prego, prego, sapere. Eminenze, seguitemi. Sempre parlando di alleanze con la sinistra... Ma a quale sinistra? Secondo una mia vecchia idea... Accomodatevi, signori. Prendete posto. Allora siamo d'accordo. Se vedete subito li arrestate tutti. Ciccio, se non ci riprendono questa volta nei motociclisti, non ci riprenderanno mai più. Sai che faccio ora? Chiamo i giornalisti. Io sono d'accordo con l'onorevole Rossi. Ma no, cosa sta dicendo? Andiamo. Signori, onorevoli colleghi, se facciamo così, non ci metteremo d'accordo mai. Chiedo la parola. Chiedo la parola. Voglio citare un caso particolare capitato ad uno di noi. Sì. A lei, onorevole Rossi, è stata rubata la macchina? Sì, pochi giorni fa. Anzi, l'hanno usata per una rapina. E che cosa ha fatto la polizia? Ha arrestato i ladri? No. Ma cosa ha arrestato i rapinatori? No, no, onorevoli colleghi. Ha semplicemente ritrovato la macchina abbandonata vicino Napoli e l'ha restituita. Passare, forza pubblica. Ciccio, la refortiva si spartiscono. Un colpo alla settimana, vanno bene le cose. Mi compiaccio.
Giuseppe, ma come sono entrati questi due? Con la forza, onorevole. Hai capito chi è l'onorevole? Quello della macchina! E ci ha detto pure incosciente! Ah, l'ho detto e ve lo ripeto! Ma voi non siete quei due mandati da... Sì, quelli mandati dalla sua amica, la padrona di Carmelina. Ci ha anche infinocchiati dicendoci che lei è un onorevole! Ma io sono un onorevole! Chiedetelo a tutti! Ditelo anche voi! Sì, come noi siamo Dante e Virgilio! Ci avete fregato col ministro, ma con l'onorevole non ci fregherete! Anche la nostra ingenuità ha un limite! Cece, in questa riunione, in questo grazioso simposio, non vedo il ministro. Starà facendo il palo. Ah, però, in compenso, abbiamo qui due cardinaletti che questa volta si sono travestiti da preti. Si vede che l'ultimo colpo l'hanno fatto in chiesa. Basta! Questo è troppo, ora chiamo la polizia! Onore, il segreto. Ah, già. Chiami la polizia, faccia con comodo, no, chiami. Non voglio chiamare la polizia, no! Non la voglio chiamare! Comunque non si preoccupi, tanto l'abbiamo chiamata noi. Cosa? Oh, è inutile che guardate gli orologi, non è mezzogiorno, è la sirena della polizia. E abbiamo chiamato anche i giornalisti. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, signore, non sbagliamo mai. Sì, il motociclista Merendino. Per me è il motociclista Locascio. Da dove si è? Eminenze, per favore. Grazie. La polizia! La polizia! Che scandalo! Permesso. Non cercate di scappare. Sì. Che nessuno si muova. Avete fatto voi la telefonata? Signor sì. Chi sono i rapinatori? Tutte, tutte, anche i preti. Ma c'è un equivoco, non si piaceva un equivoco. No, no, non c'è un equivoco, signor commissario, no. No, c'è un equivoco, lasciatemi, c'è un equivoco. Come vi sembrano? Perfetti. Allora, ci state? Ci stiamo. Ma si può sapere come vi è venuta quest'idea? È venuta lei, con due vigili veri. No, non è stato tutto merito mio. L'idea mi è venuta all'improvviso vedendo le loro facce. Erano così stupide? Sguattero, sciacquapiatti. Mi hanno offerto un posto di sguattere sciacquapiatti a me. Io ho accettato. Tu sguattero sei. Io perlomeno voglio essere uno sguattero scelto. Beh, come andate? Allora? Niente. In estate non c'è richiesta di lavoratrici domestiche. Telefonano solo signori che massaggiatrici chiedono. Non hai accettato. Ciccio, perché non li facciamo noi massaggiatori? È sempre meglio di fare gli sguatteri. Ma cretina, allora non hai capito niente? No. Non leggi i giornali. Perché? Che c'è scritto? Ma è possibile che non sai cosa significa? Leggi. Ora capisco. Vado lì dentro, l'ammazzo e torno. Ma dove vado? Fermati. Guarda, non è della nettezza urbare a fare i comodi suoi. Sì, deve essere sparsa la voce che non ci siamo più noi. Roba da matti. Ma... quanto mi piacerebbe essere al loro posto. Nostalgia motociclistica. Ma come, non intervengono? Ma saranno nuove, non le ho mai visti. Aspettate un momento. Trancuzzo, ma che fai? Oh, ma che te frega? Salve ragazzi, siete nuovi, eh? Quella vi è sfuggita. Voi ragazzi, il cartello NU, sosta consentita solamente ai veicoli che fanno parte della nettezza urbana. Perché della nettezza urbana lei? Ma no, lo dice per voi, nel vostro interesse, casomai passasse un'ispezione. E se voi non ci conoscete, ma noi ci presentiamo, siamo due ex colleghi caduti in disgrazia. Ah, tanto piacere. Come piacere? Ma insomma dico, voi ne volete andare? Ma quella è in sosta vietata. E so cavoli nostri. Come ti permetti di fare così a uno che ti segnala un'infrazione? Dammi nome e cognome. Oh, ma dico, ma la volete piantare? Ma scusate, ma che ti importa? Quella è la macchina di un ministro. Sì, proprio così. E noi la dobbiamo scortare all'aeroporto. Un ministro. Un ministro, disse. Guarda!
attenti, colleghi, quello non è un ministro, è un ladrone! È un ladrone! Se voi non l'accompagnate! No, se ne andate! Anzi, se ne andate! Quello non è un ministro, neanche un minestrone! Fermatevi! Fermatevi! A sé! Viene, Carmelina! Fermo! Fermo! Siamo della polizia! Cristiano, sono Carmelina! Cosa sono? Lei mi dia la mano, vado a prendere una boccata d'aria! Oh, fermati! Ma che fai? Resti qua? Fermati! Amacco! Oh! Insegui quella macchina! Ma è proprio sicuro che siete della polizia? Polizia municipale, ma sempre polizia! Ah, ma te te conosco! Ma hai fatto più contravvenzioni te, te fossi in ammazzate! E allora? Zitto! Dobbiamo salvare due colleghi da un tragico equivoco! Tu insegui, è un ordine! Va bene, capo, ma chi devo da inseguire? Sì, la vedo. Ce la fai? Capirete, mi chiamano il fangio degli Monnezzari. Ma dove hai disgraziato? La figure, e palla finita! Mamma mia, una macchina. Alberto, niente paura, c'è fangio qua. Le bossine ammazzate! Colleghi, fermatevi! Vi rovinate! Pensate alle famiglie! Non fermatevi! Lasciare indietro! Non vi preoccupate, c'è il Romoletto, detto anche Ernest Torbino Volante! Addio! E ora come faremo a raggiungere la macchina? Niente paura, chi conosce vicoli e vicoletti meglio di me? Loro c'hanno la velocità, ma noi altri c'avemo le scorciatoie! Tenetele forte! La giostra mia! E tu non toccare, Carmelina! No, Francesco, no, ti giuro, non mi tocca! Chi la tocca? Io altro per la testa! Penso alla sorte di quei due poveri colleghi! Eccoli qui! Fermatevi, ragazzi! Fermatevi! È per il vostro bene! Fermatevi! Ma che fa? Ezzo, quelli non capiscono niente! Se l'ho visto subito che sono visti! Guarda laggiù! Iannacconi e Antonelli! Antonelli, Iannacconi! Seguite quella macchina, c'è un falso ministro ladro! Inseguite quei colleghi! Inseguiteli! Ti hanno detto che c'è un ministro ladro? Capirai, novità! Non ci hanno riconosciuti. Ma che peccato. Figurati se mi riconosci, Antonelli. Mi deve 10.000 lire. Bene, li abbiamo seminati. Non si vedono più nocciole. E adesso? Noi pigliamo un'altra scorciatoia. A ritenetele forte! E lo siamo io! Assassino! Quanticida! Ora raddrizza, non vedi che c'è la roba stesa? Oddio! Ma che fa? L'eclisse! No, è nel suolo! Non vi preoccupate, Romoletto è abilitato al volo cieco! Ma stai attento! Tira fuori il radar, non vedi che ci vediamo! Ma disgraziato, l'equilibrio! Togli quel lenzuolo! Disgraziatissimo, scemo, non vedi che la strada finisce! E togli quel lenzuolo! Non viene, sono cose da donne. Carmelina, toglielo tu, io ti reggo. Ci penso io al lenzuolo. Uè, e che guardi tu? Guarda la strada. E che la guarda a fare? C'è il lenzuolo. E non ci riprovare mai più, sai? Perché se no ti taglio la faccia. Guarda la strada. Oh, ma che fai? Oh, ma che sperando? Ormai non li possiamo più salvare. Ma allora non vi fidate del Romoletto? Eccoli là! Accena, accena! Corri! Corri! Fermatevi! Fermatevi! Teste dure! Più veloce! Accelera! Thank you.
Ma dove porti? Oh, c'è un collega vostro qua! Ah, io c'ho paura! Ah, guarda, è Micantoni! Salve, Micantoni, che sei di passaggio! Noi stiamo seguendo due nostri colleghi cercando di salvarti! Ma che mi frega, io c'ho paura! Le posso in ammazzare! Tappate per scendere! Non lo possiamo cazzo, fare! Cazzo, non lo vedi! E per scendere! Cazzo, ma cosa vuoi? Paura. Aiuto, vada per scendere! Ferma, da disgraziato! Casco! Padre, figliolo! E gli ho comprato la 500. Hai fatto bene. Manco uscivo da casa che mio figlio si fiava il motorino mio. Ciccio, guarda, ancora. E così mi sono deciso. Sai come? Vasini e Borletti. Vasini! Borletti! Oh, ma non erano merendine lo cascio. Neanche questi vengono. Non ci avranno sentito. Ti dovevano qualcosa. Tomasini, 5 meno lire. Sì, c'ho niente niente, facevo lo strozzino. Ciccio, vedi se ce n'è uno ruspante. Sì, lo diamo. Un pollo. Andate via, gallinacci della malora. Ehi, scansati! Fermo, fermo. Attenzione, ah! Fermati. Ma che fai, accecato, fermati. Ciccio, tirano. Non posso, ha la testa troppo grande. Non posso fare che c'è il cavaccione. Dove siamo? In mezzo a un vicoletto. Perdonate. Ma che vicolo? Questa è una piazza. Voglio dire che non si vedono più. Ce li siamo già persi un'altra volta. Accidenti. Ma non è detta l'ultima ancora. Attenzione. Arrireggetevi. Visto, signori? Già messe bonde vicino a me è proprio una monnezza. Visto che se davanti non c'è io nessuno, non vedo nessuno. L'ho fregati! Li vedo nello specchietto retrovisore. Non so davanti, so dietro, li ho rifregati. Fammi vedere se è vero. Basta. Vieni, Carmelino. Poveracci! Aiuto. Sono ferito! Cenzo, Tomasino e Borletto, vieni, aiuta! Alza quello! Me stavano dietro, no? Io ho frenato del botto e si sono ammucchiati. Bravo, sei stato fortunato. Ma adesso li levano di mezzo. Bel colpo. Ancora una volta bravi. Dovere, signor commissario. Se fa quel che si può. Aiuto. E Carmelina? Dov'è Carmelina? Carmelina! Carmelina, che fai? Mi vollero fare una foto, tanto mi pregarono. Ma che dici? Qui se c'è uno da fotografare, l'eroe sono io. Se permetti, vero, ci sono io. No. Prego, prego, non affollatevi. Un momento, che so pure io. E tu che fai? Qui via, via. È un netturbino sprint, erbondezzarle Formula 1. E che ci facciamo la fotografia con l'immondezzaio? Eccoci un po', pronti. Tutto, oh, bergamotto. Ciccio, i fiori ci coprirono. Eroi siamo. Ancora non mi pare vero. La mia moto, la mia uniforme. A me pare di essere quel pesce. Sai quel pesce? Quale pesce? L'Alice. L'Alice nel paese delle meraviglie. Guarda chi c'è. Andiamo. Signor capitano. Sempre agli ordini. Vada, tranquillo, signor vada. Capitano, signora? La signora è mia moglie. Ma certo, la signora è sua moglie. La sua metà. Hai visto? Se n'è andato senza degnarci neanche di uno sguardo. Ma avrai quei suoi, con tutte quelle donne. Ma... Thank you.